Oggi la quinta commissione ha approvato all'unanimità una mia risoluzione. Con questa risoluzione chiediamo di intitolare la biblioteca all'interno dell'ospedale Santo Spirito di Pescara ad Adelchi De Colibus, sindacalista, assessore alla cultura della città di Pescara, uomo stimato che è scomparso nel 2021. Adelchi De Colibus è stato anche tra i promotori del Festival delle Letterature. È una persona stimatissima a Pescara. Voglio ringraziare la Commissione e il Presidente Quaglieri per l'unanimità, diciamo, con cui ha approvato questa risoluzione, e adesso attendiamo che l'ospedale di Pescara possa intitolare la biblioteca dove Adelchi De Colibus ha prestato ore di volontariato per le persone che erano in cura presso l'ospedale, proprio alla sua figura. Nel frattempo voglio lanciare anche un'altra idea che stiamo portando avanti. In vista dei Ciatte d'Oro della città di Pescara del 10 di ottobre, stiamo predisponendo una richiesta da inviare al Comitato dei Saggi del Comune di Pescara per un'altra figura ugualmente importante, che è quella di Roberto Falone, instancabile animatore della nostra città. Anche lui, purtroppo, come Adelchi, è scomparso in un periodo in cui c'era il Covid, anche se non per il Covid, e quindi non è stato possibile salutarlo adeguatamente. Quindi oggi portiamo a casa un risultato importante, che è l'intitolazione ad Adelchi della biblioteca dell'ospedale di Pescara, e nello stesso tempo lanciamo questa iniziativa, per cui vi chiediamo anche di contattarci per far firmare più persone possibili questa richiesta per dare il Ciatte d'Oro della città di Pescara alla figura di Roberto Falone.